buone ragioni per restare in vita. Questa sera la presentazione del libro di Anna Savini, ma questo vuole essere soprattutto un momento per parlare alle donne, per dirgli che se ce l'hai fatta tu. Ce la fanno tutti. Infatti io sono molto contenta di essere qui a Confartigianato Lecco dopo 2 anni, perché il libro sta compiendo 2 anni, e far vedere a tutti che sto benissimo e tutto quello che ho passato. La chemio sembra un ricordo lontanissimo, ed è quello che posso dire io a tutte le donne che stanno facendo la chemio adesso. Ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti. Un messaggio di speranza. Sì, certo. Tra l'altro ci sono molte amiche qui che stanno facendo la chemio adesso e sono bellissime, e nessuno direbbe mai che la stanno facendo. Quindi il messaggio è, ognuno reagisce a proprio modo. La scoperta di un tumore è sempre il momento peggiore, però poi ognuno di noi ha la forza di reagire e di riuscire a reinventare la propria vita anche con quello che deve fare, cioè con le cure che deve sopportare. Confartigianato Imprese Lecco a fianco delle donne, questa sera in modo particolare a fianco delle donne malate. Un messaggio di speranza, quello che volete lanciare, un messaggio che è anche pragmatismo nella quotidianità di quello che l'associazione fa. Sì, è un messaggio forte, sì, di speranza, di sostegno pieno a quella che è l'iniziativa che questa sera presentiamo qui in Confartigianato. Abbiamo fin dall'inizio voluto promuoverla, e il coinvolgimento delle nostre imprese, dell'area benessere e il gruppo donne di Confartigianato Imprese Lecco ha salutato con grande entusiasmo questa iniziativa. Il messaggio che vogliamo dare è proprio questo: noi vogliamo essere al fianco di loro, perché crediamo che questo sia un tema di assoluta necessità. APEO è un'associazione professionale estetica oncologica che ha come obiettivo la qualità di vita delle persone in terapia oncologica, e lo fa attraverso la formazione di estetiste. In questo mese, il mese di marzo, è partito l'8 marzo, quindi però non volevamo fare un giorno solo, ma un mese intero in cui tutte le estetiste APEO offrono in modo gratuito presso i loro istituti o presso strutture come farmacie o poliambulatori trattamenti gratuiti per le persone in terapia oncologica. Trattamenti che vanno ad alleviare tutte quelle tossicità cutanee che possono inficiare sicuramente la qualità di vita delle persone. Una serata per parlare dell'importanza del sentirsi belle quando si è malate. Dottor Ardizzoia, il messaggio è questo? Sì, un messaggio positivo, un messaggio legato alla persona, alla voglia di vivere delle persone che anche con una diagnosi brutta come può essere quella di tumore, non per forza infausta, per l'ammalato vuol dire avere il desiderio di tornare alla vita normale, e l'estetica, la bellezza, quello che fa parte della vita normale è un fattore assolutamente importante. Quanto aiuto vi danno, per esempio, le esperte dell'associazione protagonista di Confartigianato, ma anche altre associazioni e altre realtà in ospedale, quotidianamente, in corsia, tutti i giorni? Tantissimo, tantissimo, proprio perché ormai è diventata talmente importante la ricerca di tornare appunto a una vita normale, e non è più una roba lasciata all'individuo, al singolo, ma è qualcosa ormai di organizzato, strutturato, dal dare le parrucche all'aiuto che ci danno i parrucchieri nell'aiutare le donne a scegliere la parrucca migliore, il modo migliore di gestirsi, al trucco, all'estetica, alla bellezza, all'aspetto psicologico, all'aspetto sessuale, all'aspetto di coppia, tutte cose che fanno parte della nostra vita, così come la volontà di tornare a lavorare, a fare la vita quotidiana tutti i giorni.